campi fregati si stanno sollevando, diciamo, dagli ultimi 15 anni e quindi, diciamo, questo sciame si inserisce in un contesto di sollevamento che perdura da diversi anni e quindi, diciamo, a cui è associata questa sismicità. Però la caratteristica è che questo sciame è più intenso degli altri, quindi è lo sciame, come dire, più intenso degli ultimi 15 anni, all'interno del quale c'è stata una scossa di terremoto 4.4 che è la più forte registrata negli ultimi 40-50 anni. Quindi diciamo che è un po' insolito questa intensità di questi sciami. Allora, noi finché vediamo questo sollevamento, che attualmente è 2 cm al mese, ci dobbiamo aspettare che il vulcano produca degli sciami sismici come quello che ha fatto, diciamo, la ieri sera, oppure che sta facendo da diversi mesi. Quindi ci possiamo aspettare che questo sciame termini, come di fatto sta già terminando, ci sarà una stasi in cui alcune ore, alcuni giorni potrebbe, diciamo, non presentarsi sismicità, però ci dobbiamo aspettare che a un certo punto ricominci con una sequenza di questi, appunto, a sciame di decine o qualche centinaio di terremoti, perché finché c'è il sollevamento noi ci aspettiamo questi terremoti. Allora, finché diciamo, dura così, noi ci dobbiamo aspettare processi simili a questo. Quindi, diciamo, ci auguriamo ovviamente che ci sia una sismicità più bassa, però non possiamo escludere terremoti come quello di ieri. O possibilmente, speriamo di no, ma anche possono capitare anche leggermente superiori, quindi non possiamo escluderlo. Sono più di 15 anni che c'è questa sismicità. La differenza qual è? Che finché il vulcano si sollevava con una bassa velocità di sollevamento, dell'ordine di 1 cm di sollevamento al mese o anche meno, i terremoti ne faceva decine, centinaia, ma tutti quanti avvertiti solamente dagli strumenti, quindi la popolazione non avvertiva. Oggi che invece la velocità di sollevamento è più alta, quindi si parla di 2 cm al mese, questa sismicità contiene più terremoti, anche terremoti più forti, e quindi sono avvertiti anche dalla popolazione. Allora, la Solfatara è notoriamente, anche le zone di Pisciarelli, sono zone in cui c'è un sistema idrotermale in cui l'acqua bolle a 100 gradi, questo è un fenomeno noto dall'antichità, quindi non è un fenomeno nuovo, però possiamo dire che questa crisi bradisismica, appunto, che è iniziata nel 2010, insomma, intorno a quegli anni lì, comporta un sollevamento sempre più veloce, anche se questa velocità aumenta gradualmente, sismicità e anche aumento dei flussi di gas nelle zone di Pisciarelli e Solfatara. Quindi questa attività anche, diciamo, di acqua che bolle, quelle acque a 100 gradi circa con un fango, sta aumentando anche lentamente negli anni, anche, diciamo, in numero di bolle e quantità di gas che viene rilasciato.